è davvero una giornata storica. Abbiamo qui collegamenti con l'Europa, con città importanti del nostro paese. Abbiamo già la pista che è lunga 2 km e 200 metri, quindi avremo anche voli intercontinentali da Salerno. Dobbiamo completare solo un po' di espropri dopo la pista, ma ormai ci siamo. Avvertiamo tutti quanti che questo terminal andrà demolito, perché qui verrà la struttura definitiva, quindi le linee si sposteranno nel terminal privato che si sta completando, poi qui verrà l'aeroporto definitivo, un'opera anche di bella, grande architettura contemporanea. Ma intanto i voli sono partiti e non si interromperanno più. La notizia più importante, mi pare, tenendo conto della sensibilità della comunità salernitana, è che è stata rispettata una data. Nei mesi scorsi, nelle settimane scorse, legittimamente, quando mi trovavo a parlare con salernitani, ne conosco tanti, abbiamo tante occasioni di confronto, c'era sempre una velatura di scetticismo, forse per delusioni del passato, ma sarà vero? Ma veramente? Ma questo luglio? È andata così. Era l'11 luglio e l'11 luglio sono atterrati due voli, uno da Nantes e uno da Milano Malpensa, sono ripartiti due voli, uno per Nantes e uno per Milano Partenza. Nei prossimi giorni continueranno, nei prossimi mesi continueranno, a fine anno supereremo i 1000 movimenti, cioè i 1000 voli, più quelli dell'aviazione generale, che sarebbero i voli privati. Per noi è importante perché cambia la cultura dell'accoglienza, non siamo abituati ad accogliere tante persone, quindi dobbiamo fare formazione all'accoglienza e all'assistenza. Penso che fra 10 giorni faremo un bando per 10 licenze taxi e noleggio da rimessa, ci stiamo provando. Era un'infrastruttura che mancava, ahimè non è mai troppo tardi, dopo tanti anni finalmente viene aperto l'aeroporto di Pontecagnano, Costa Amalfi, diciamo anche Cilento e Vallo di Diano. Ognuno si vuole intestare l'apertura. Io penso che innanzitutto è stata una sconfitta da parte della politica, perché dopo circa 30 anni viene aperto un aeroporto. C'è stato il contributo da parte di tutte le forze politiche, anche il ministro Salvini ha firmato l'apertura dell'aeroporto, anche la giunta di centrodestra, allora Cirilli, che io ne facevo parte, ero assessore, iniziammo con i primi voli, se ricordate bene, per Verona e per Milano. Finalmente ci siamo, si deve lavorare solo alle strade di collegamento per l'intera provincia di Salerno, per il sud della provincia di Salerno, il Vallo di Diano, e sicuramente avremo un flusso turistico maggiore rispetto agli anni precedenti. È un giorno storico, possiamo dirlo con un pizzico di emozione, anche di orgoglio, perché ci abbiamo lavorato, creduto, abbiamo difeso questa infrastruttura nei momenti più difficili, quando qualche governo tagliava i fondi, quando tagliava le risorse, quando immaginava di destinarle altrove. Noi abbiamo mobilitato i sindaci, gli amministratori, con petizioni popolari, con interrogazioni parlamentari, e grazie anche e soprattutto al lavoro decisivo della Regione Campania, che ha inserito insieme a GESAC in un'unica rete aeroportuale campana questa infrastruttura, oggi possiamo vedere davvero l'apertura di quella che è un sito e un'infrastruttura che cambia il destino di un intero territorio. Sono addirittura emozionato, lo dico senza scherzo, sono emozionato perché finalmente si materializza un sogno a lungo perseguito. Il presidente De Luca è stato un motore eccezionale di tutto questo e finalmente si mette a disposizione del territorio un'infrastruttura di incredibile importanza. C'è stato impegno, determinazione, forza, in particolare la spinta ultima del presidente De Luca è stata determinante. Cambia tutto, c'è un'infrastruttura in provincia di Salerno che è un volano, è un motore per tutta l'economia, per il turismo, quindi siamo molto confortati da questo giorno in avanti, perché possiamo guardare al futuro con grande speranza.